Buonasera Sara Fresi, qui siamo a presentare l'iniziativa Lazzaretto Day. Che cosa significa questa iniziativa e che ruolo ha lei in questa iniziativa appunto? Siamo qui ad esporre delle foto, delle immagini del Lazzaretto, del fortino di San Pietro sul molo del Lazzaretto. Abbiamo così delle foto di alcuni amici, appassionati, professionisti dell'ambito della fotografia che hanno così voluto donare delle proprie immagini per quanto riguarda la nostra iniziativa dell'Associazione Culturale La Civetta di Civitavecchia relativa alla raccolta firme Pro Fortino di San Pietro. E continueremo la raccolta di firme fino a 30 novembre. Per quanto riguarda questa mostra, avrà luogo da lunedì qui alla Casa della Memoria fino al 30 novembre, nei seguenti orari: la mattina dalle 10 a mezzogiorno e il pomeriggio dalle 17 alle 19. Cosa significherebbe votare pro Fortino? Fare in modo che il Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con la Banca Intesa San Paolo, possa inviare eventualmente, più siamo e meglio è, il finanziamento per preservare il monumento. Naturalmente la Casa della Memoria è un luogo che sta piano piano acquistando sempre più visibilità con le iniziative e con le collaborazioni. Future collaborazioni e qualche dichiarazione in merito all'evento che si è appena svolto. Sì, la società storica Civitavecchiese ha accolto a braccia aperte questa iniziativa, quindi noi abbiamo condiviso immediatamente questa iniziativa, abbiamo messo a disposizione una parete di questo locale che, come tengo a precisare, è sempre un'istituzione del Comune, la Casa della Memoria, la società storica Civitavecchiese la gestisce. E quindi abbiamo realizzato questa mostra fotografica, cornici, pannelli e come vedete è molto bella. È stata realizzata da fotoamatori di Civitavecchia, abbiamo raccolto anche vecchie stampe del Molo del Lazzaretto degli archivi dell'Associazione Cinefotografica e dall'archivio del Comune abbiamo prelevato dalle raccolte del Messaggero degli anni 60 articoli interessanti e curiosi su quello che si voleva fare del Lazzaretto in quei tempi, cioè buttarlo via.